bello sereno e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Queste due squadre si incontrano per la seconda volta quest'anno. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende Fabio che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan. Dybala! Grande parata dell'estremo difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Douglas Costa riceve in posizione interessante, da lì può crossare. Rebic, ottima pressione la sua, palla recuperata. Costa, buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. La versione di Douglas, c'è il colpo di testa! È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. La Juventus ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Danilo. Costa. Danilo. La mette in mezzo. La gioca sulla destra. Occhio, ci riprova. Libera tempestivamente. In questa fase iniziale della gara stanno sfruttando molto bene la fascia destra. C'è un sacco di spinta su questa fascia. La difesa deve cambiare qualcosa per contenere gli avversari da quella parte. Stanno rischiando grosso. C'è la palla lunga, in avanti. Matuidi. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore, interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Pallone lungo, in verticale. Se ne va. Buona parata di Szczęsny. Ha messo alla prova il portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Danilo, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Danilo. Matuidi raccoglie un passaggio dalle retrovie. La butta dentro. La toglie dalla porta. E c'è il gol della Juve. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Pjanic, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Si riparte ed ecco il colpo di testa. Che grande parata! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Prova la conclusione aerea. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Prova sul secondo palo. E non trova nessuno là in mezzo. Palla fuori misura.
fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Piontek, attenzione, parata di Szczęsny. Gli lega la gioia del gol, che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Riesce ad intercettare. La butta via e fa respirare la difesa. La gioca in profondità. Rebic. Matuidi riconquista la palla. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Errore qui, pallone sprecato. Higuain. Costa. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Preferisce il retropassaggio. La loro manovra offensiva. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. La Juventus può andare a riposo con un vantaggio importante, anche Suso, e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto. Fabio, ci riproverà. Alessandro. Bonucci. Chiellini. Matuidi. Costa. Danilo riceve in posizione interessante. Ecco Dybala. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Si fa trovare il posto giusto e allontana. Paolo Dybala raccoglie un passaggio dalle retrovie. Tenta di allontanare il pallone. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Çalhanoğlu può concludere. Insacca le spalle del portiere. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Çalhanoğlu, è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Passaggio in avanti. Piontek vuole la palla. Biglia. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Scodella in avanti. Perde il duello fisico con l'avversario. Pjanic.
poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Mostrano un buon controllo del gioco. Tentativo di allungare il gioco. Calcio d'angolo per la Juventus. E c'è un altro corner a loro disposizione. Janic. Bentancur. Dybala. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Decide di non rischiare. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Prova immediatamente in avanti. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Çalhanoğlu. Matuidi, di forza. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Arriva Higuaín. Calcio di punizione per la Juventus. E qui forse meritava un giallo. Vediamo, per adesso è solamente verbale. Calcerà forte o proverà la giocata di fine? E c'è l'ennesimo calcio piazzato. Grande parata. Che sì. I giochi sono ancora apertissimi, ora tutto dipende dal talento dei singoli. Una giocata può anche decidere la partita, può valere la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Douglas Costa, c'è il cross. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora... Ottiene un buon calcio di punizione. Che sì. Vediamo se può capitalizzare. Passaggio sulla destra. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Sulla fascia, è libero. Lungo passaggio in avanti. Qui può partire il contropiede. Tocco morbido. Prova la magia in profondità. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Ecco il tiro! Straordinario Gonzalo Higuaín. Un gol che parla da solo! Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. E l'arbitro dice che può bastare. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura. La partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro.